Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con il top di gamma di HTC, parliamo del One X e Apple iPhone 4S, quindi il top di gamma di casa Apple. Abbiamo impostato entrambi i terminali su una risoluzione di 1920x1080, nello specifico quindi abbiamo lo stabilizzatore attivo, reggiamo i due telefoni uno con una mano e uno con l'altra, così da massimizzare eventuali vibrazioni che possiamo imprimere sui due telefoni. Vediamo ora la gestione di dettagli vicini, la gestione di dettagli lontani. Come vedete, quindi noi possiamo passare la ripresa da uno specchietto retrovisore, nello specifico, a una ripresa distante senza particolari problemi. Tutto funziona in maniera fluida. Un contesto cittadino simile per eventualmente ripetere il test che abbiamo eseguito noi, lo potete facilmente reperire anche voi. La demo, come al solito, la faremo durare 2-3 minuti. Come vedete, quindi riusciamo a gestire con buona facilità entrambi i telefoni. Vi ricordo, nello specifico, parliamo di massima risoluzione per entrambi. Come vedete, i telefoni riescono a passare entrambi con una buona velocità, dalla ripresa della pavimentazione stradale alla ripresa di soggetti in movimento alla ripresa su soggetti diversamente illuminati. Vi lasciamo completa e libera interpretazione per quanto riguarda la qualità dei filmati. Noi li caricheremo ESIS, estratti dalla camera e caricati online senza da parte nostra metterci mano. La demo è conclusa, io pertanto vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto, vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e vi invito a seguirci anche attraverso i canali social che abbiamo attivato per voi, siamo su Twitter, Facebook e YouTube e Dailymotion. Se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Un saluto, presto, ci vediamo online da Giuseppe Ragazzino.